tutti, benvenuti a un nuovo video di Pillole Chimiche. Oggi siamo all'aperto proprio perché dobbiamo affrontare un argomento attualissimo che sono i raggi UV. Ora ci avviciniamo al periodo estivo, quindi saremo più esposti al sole, cominciano a fare belle giornate e adesso iniziamo a sentir parlare di questo tipo di raggi. Ma in realtà che cosa sono e soprattutto perché si dice che sono molto dannosi per la pelle? Allora, innanzitutto dobbiamo sapere che i raggi UV, o anche detti raggi ultravioletti, non sono altro che delle radiazioni elettromagnetiche che vengono emesse dalla luce del sole. In particolare, costituiscono il 10% della luce totale emessa dal sole. Esattamente, fanno parte delle radiazioni cosiddette non ionizzanti e si pongono a livello di lunghezza d'onda tra la luce visibile e le radiazioni ionizzanti come i raggi X e i raggi gamma. Ma perché sono dannose? Innanzitutto dobbiamo fare una piccola classificazione, ovvero sia che i raggi UV si suddividono in raggi UVA, raggi UVB e raggi UVC. Degli UVC non ne sentiamo spesso parlare, questo perché alla fine, tra virgolette, non hanno alcuna importanza per tutti gli organismi che sono presenti sulla Terra, perché sono dei raggi sicuramente i più dannosi che esistano, hanno un'elevata lunghezza d'onda e allo stesso tempo anche un forte potere dannoso sugli organismi e sulla pelle. Tuttavia la nostra atmosfera ci protegge da questo tipo di raggi e quindi rimane all'esterno. I raggi che invece riescono a passare la nostra atmosfera sono i raggi UVA e UVB. Qual è la differenza? Il 95% di questi due raggi sono costituiti da raggi UVA. Hanno una lunghezza d'onda superiore, quindi abbastanza alta, quindi hanno la capacità di penetrare e di chiaramente passare le nuvole, ecco così, e di arrivare direttamente sulla pelle fino al derma. Queste radiazioni sono in grado di sviluppare a livello della nostra pelle il processo di melanogenesi, ovvero sia di produzione della melanina, e sono anche responsabili appunto della bronzatura. Quindi appunto il colorito brunastro che si forma sulla pelle è proprio dato da questa proteina e la melanina. Il restante 5% di raggi ultravioletti sono costituiti da raggi UVB. I raggi UVB hanno una capacità di penetrazione minore rispetto a quella dei raggi UVA, però sono anche, diciamo così, responsabili delle scottature e degli eritemi, perché hanno un'intensità maggiore. Quindi, se così possiamo dire, sono anche loro responsabili della bronzatura, però creano quello che è un processo comunque di melanogenesi sicuramente un po' più duraturo. Allora, che cosa succede? Quando questo tipo di raggi colpisce appunto la nostra pelle, uno dei motivi per cui si crea la melanina è proprio perché il nostro organismo, la nostra pelle, cerca di proteggerci. Innanzitutto, che cosa accade? Abbiamo una fase di iperkeratogenesi, ovvero sia lo strato corneo si spessisce un po' di più rispetto al normale, proprio per far sì che la pelle venga protetta dal sole. Poi recluta quello che sono le molecole di beta-carotene, che sono comunque degli antiossidanti presenti in tantissime frutta e verdura, soprattutto di colore rosso, e poi crea appunto il processo di melanogenesi, produzione della melanina. Cosa succede però? Quando i raggi UV, soprattutto gli UVB, colpiscono appunto la pelle, vanno a degradare due proteine molto importanti comunque presenti nel nostro organismo, che sono il collagene e l'elastina. Ed ecco perché comunque i raggi UV, aumentando quella che è la produzione dei radicali liberi, aumentano quello che è il processo di fotossidazione della pelle e quindi anche il suo invecchiamento precoce. Quindi sicuramente quello che comunque anche molti spot in generale, comunque anche nei servizi dedicati alla dermatologia, si parla di protezione da raggi UVA e UVB, a prescindere comunque che faccia più male l'uno o l'altro. La cosa molto importante è che il sole
è fondamentale, la luce solare è fondamentale per stimolare quella che è la produzione, l'attivazione della vitamina D che favorisce la calcificazione delle ossa, ma allo stesso tempo comunque il danneggiamento a livello della pelle deve essere mantenuto costante tutto l'anno, quindi non bisogna, diciamo così, mettere la crema solare soltanto d'estate ma anche d'inverno, anche se una fotoprotezione minima comunque deve essere sempre presente. Spero che la pillola chimica sia andata giù e ci vediamo al prossimo video. Ciao!